quando c'è stata la presentazione ho recitato anche i versi del Foscolo dove lui definisce Dante di Bellin Fuggiasco, ma in effetti Dante nasce in una famiglia guelfa. Come guelfi sono tutti quanti a Firenze perché i bianchi e i neri. Ma non anticipiamo troppo. Chi è Dante? Dante Alighieri è figlio di un cambiavalute, un piccolo usuraio, di una nobiltà molto blanda, che lui fa diventare grande dicendo che il suo avo è Cacciaguida, il suo bisnonno, trisnonno, il quale aveva combattuto nella crociata di Corrado III nel 1148 ed era caduto nella Terra Santa combattendo contro i Saraceni. E allora si fregiava di questo titolo nobiliare. Questo Dante, il cui padre discendeva da Cacciaguida. Cacciaguida aveva sposato una donna che si chiamava Alighiera o Altighiera, da cui è venuto il cognome di Dante Alighieri, non ereditato dal padre, ma dalla famiglia della madre. Dopo il primo figlio è stato Alighiero I, che aveva avuto un figlio che si chiamava Bellincione, e poi Alighiero III, che era il padre di Dante Alighieri. Dante è la forma sincopata di Durante, che era il suo nome vero. Nasce a Firenze e noi abbiamo posto la sua data, ogni anno in Italia si festeggia la giornata della Dante Alighieri il 29 maggio. Ma non sappiamo se è nato il 29 maggio. È nato nel 1265, ma non è scritto da nessuna parte che è nato nel 1265. E allora perché diciamo che è nato nel 1265? Perché il primo verso della Divina Commedia è quello della sua data di nascita. E qual è il primo verso della Divina Commedia? Nel mezzo del cammino di nostra vita. Qual è il mezzo del cammino di nostra vita? Secondo le sacre scritture e la cultura del tempo, un uomo perfettamente naturato, come scrive nel Convivio, avrebbe raggiunto l'età di 70 anni. Dunque, quando Dante dice nel mezzo del cammino di nostra vita, ed è l'anno in cui scrive questo verso, il 1300, anno del primo giubileo della storia della Chiesa, quello indetto da Bonifacio VIII, allora scrive nel 1300 l'inizio del suo viaggio e nel mezzo del cammino di nostra vita, siccome sono 70, 35 di qua e 35 di là, quindi 1300 meno 35, 1265. Esatto. Dante ricorre a tutta una serie di queste figure per spiegare anche, siccome il poema è un poema didascalico allegorico, dice delle cose, allegoria è qualcosa che si scrive che ha un senso letterale, ma sotto ne ha un altro, un significato recondito, nascosto, sottostante, allegorico. Per esempio, la Divina Commedia, il primo verso è «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita», si impara a memoria. In realtà, se avesse scritto in prosa quello che ha scritto in poesia, avrebbe detto «Nel mezzo del cammin di nostra vita, uguale, a 35. Mi ritrovai per una selva oscura, uguale, caddi nel peccato mortale. Che la diritta via era smarrita,
uguale perché avevo perso la grazia di Dio. Ma se avesse scritto così, avrebbe fatto della prosa, non sarebbe stato il genio Dante e non avrebbe creato una prosodia della voce che io insegno sempre agli alunni. Quando li faccio alzare in piedi, dico adesso recitiamo questo canto, però lo recitiamo con la prosodia della voce. All'università gli studenti all'inizio ridevano, poi però si sono abituati, hanno imparato. Dicevo, pronti, siete pronti con le mani? Mettetevi lì, pronti, via. Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, 11, che era diritta via, era smarrita, 11, 14.203 da tre versi e endecasillabi sono quelli che compongono la Divina Commedia. E chi recitava la Divina Commedia presso i grandi cammini delle corti dei signori, degli Scaligi, dei da Polenta, la recitava al suono di una mandola, era accompagnato da musica. E torniamo a Dante bambino. Nasce nel 1265, nel Purgatorio, dice, sotto la costellazione dei Gemelli, che va dal 20 maggio al 21 di giugno. No, sono andato a controllare stasera. L'hanno disposta così, per convenzione, la nascita al 29 maggio. E noi a Treviglio, che abbiamo la Dante Alighieri, tutti gli anni facciamo la giornata degli studenti e la facciamo in quella data, il 29 maggio. Torniamo a Dante, bambino. Nasce sotto la costellazione dei Gemelli, nasce a Firenze, nel cortile della Castellatore della Castagna, e lì da piccolo, avendo una mamma che si chiama Bella, ha la sventura di vivere con lei soltanto fino al quinto anno di età, perché resta orfano prestissimo. E quando resta orfano, il padre, come si usava allora, sposa una matrigna, noi diremmo oggi. La matrigna si chiamava Lapa Cialuffi. Non sappiamo quanto affetto abbia avuto da questa donna, però tanti versi della Divina Commedia in cui lui descrive il fantolino attaccato alla mammella della mamma, eccetera, fanno intuire, adombrano una nostalgia per una infanzia separata dalla mamma. Il padre, abbiamo visto, fa il cambio valute, Dante è un ragazzo molto intelligente, siccome appartiene alla piccola nobiltà lo mandano a scuola. Le scuole allora non erano pubbliche, erano tutte presso le chiese di Firenze, per cui c'era la scuola dei Francescani, che era in Santa Croce, c'era la scuola dei Domenicani, che era in Santa Maria Novella, e c'era la scuola degli Agostiniani, che si trovava presso la chiesa di Santo Spirito. Quando è piccolo va a una scuola privata di un maestro che si chiama Romano, con altri della piccola nobiltà di Firenze. E a quei tempi si studiavano delle materie a scuola che non erano propriamente quelle di adesso. Noi ci limitiamo alle arti del quadrivio. Si studiava astronomia, che era poi astrologia, aritmetica, geometria e musica. E l'astronomia e la musica si ritrovano nell'opera di Dante sparse a piene mani. Dante cantava bene, suonava.
passato la sua gioventù con i giovanotti belli busti di Firenze, andando a trovare le belle fanciulle, facendo le serenate, eccetera, tante avevano molto buon gusto, avevano fatto addirittura l'elenco di tutte le 40 donne più belle di Firenze. Lui con i suoi amici, che erano anche istruiti e che erano anche poeti di una nuova scuola, la scuola del Dolce Stilnovo. A 8 anni, casualmente, sul Longarno, incontra la bimba che diverrà Madonna del suo cuore, Beatrice. Lei ha un anno meno di lui, resta folgorato, però non la rivede più per altri 9 anni, quindi la rivede quando ne ha 18. Però attenzione, Dante quando ha 12 anni è già assegnato a sposare Gemma Donati, perché allora non accadeva quel che accade adesso, che qualcuno si innamora ed è ricambiato e magari si sposa pure. Le donne e gli uomini giovinetti avevano alle spalle 2 famiglie, le quali stipulavano dei contratti i più vantaggiosi possibili dal punto di vista della dote, e poi i 2 si sposavano. Ti piaceva? Non ti piaceva, era lo stesso. Questa cosa va chiarita per capire, perché molte volte i ragazzi a scuola mi chiedono, così, se Dante ha sposato Gemma Donati, perché parla sempre di Beatrice e Gemma Donati non è mai nominata in nessuna delle sue opere? Perché è così? Perché il matrimonio è un contratto sociale. Tant'è vero che Dante si sposa nel 1285, quindi quando aveva 20 anni, ma aveva già uno strumento totale dal 1277, quindi quando aveva 12 anni, gli era già stato destinato, anche se è innamorato pazzo di questa Beatrice, non ci poteva fare proprio niente. È un amore che resta sempre platonico. Ed è un amore platonico che a un certo punto diventerà anche l'amore ispiratore di tutta la sua opera, della Vita Nuova, del Convivio e poi all'interno della Divina Commedia. Quindi Dante si sposa, ha 4 figli, anche se con Gemma si vedeva pochissimo, vedremo adesso perché. Ha 4 figli, di cui il primo, Giovanni, è un po' dubbio perché si trova soltanto in un documento degli archivi, mentre gli altri 3 sono certificati e sono Jacopo, Pietro e Antonia, che sono passati anche loro nella storia della letteratura, perché i 2 figli hanno commentato l'opera di Dante, del padre, quindi con un certo successo, mentre la figlia lo ha assistito soprattutto a Ravenna facendosi suora, manco a dirlo col nome di Beatrice. 1285, quindi in anno. Suo padre intanto è morto 2 anni prima, nel 1283, e gli ha lasciato anche un piccolo patrimonio. E di questo piccolo patrimonio Dante usufruisce subito recandosi a Bologna, all'Università di Bologna, a studiare giurisprudenza. Quindi già la prima separazione dalla famiglia. Nel 1285 comincia anche a entrare nella vita politica. Entra nel Consiglio dei 100 a Firenze, ma non avrebbe potuto farlo come nobile. L'anno prima c'erano stati gli ordinamenti di Giano della Bella, che era il legislatore a Firenze in quel periodo, il quale permetteva anche ai nobili di entrare nella vita politica e diciamo di
dirigenza della città a quei nobili che si fossero iscritti alle arti maggiori. Dante si iscrive all'arte maggiore dei medici e degli speziali e comincia a fare vita politica. Non solo, è un gran bell'uomo, forte, robusto, lo troviamo proprio l'anno 1285, quindi l'anno in cui si sposa, a combattere per la conquista di un castello pisano che si era ribellato alla giurisdizione fiorentina. E quattro anni dopo, nel 1289, un episodio della sua vita che segnerà anche tutta la sua opera letteraria è la famosa battaglia di Campaldino. A Campaldino combatte contro gli aretini come feditore a cavallo, che era un corpo scelto, perché quei fiorentini potevano permettersi di avere un cavallo, e allora non era da tutti permettersi un cavallo per andare in guerra. È il periodo anche in cui sta scrivendo La Vita Nova. La Vita Nova è il primo poema d'amore della letteratura italiana, dove lui scrive il suo amore, la sua storia con Beatrice. Della battaglia di Campaldino io parlo sempre molto volentieri, perché qui un po' i destini di Dante e del sottoscritto si incrociano. Qualche volta i ragazzi mi chiedono, ma lei sa la memoria di tutta la divina commedia, ma come mai è così appassionato di Dante? Il destino ha voluto nella mia vita che io a 8-9 anni fossi collocato in un collegio in Toscana, collegio salesiano, per disavventure familiari, eccetera, e dove sono andato a finire? In un collegio che stava proprio nella piana di Campaldino. Sentivo i contadini del luogo, ma anche i nostri insegnanti, eccetera, che ci indicavano i castelli, no? Dei conti Guidi. Io guardavo fuori dalla finestra del mio studio e vedevo questo castello fantasticato, perché sentivo parlare di questo Dante e mi raccontavano, vedi, invece c'è Poppi, dove ha vissuto per diversi anni, e quello è di Biena, e quello è il castello di Porena, e quello lì è Soano, quello dove è avvenuta la famosa battaglia in cui i fiorentini sconfiggono gli aretini, ne ammazzano 1500 e fanno 2000 prigionieri. In una battaglia che è descritta nel canto ottavo del Purgatorio, ma che è anche la narrazione, credo, letteraria della prima bomba d'acqua di cui si abbia notizia, o come quelle che sono capitate adesso. Allora, di nascosto durante lo studio, perché non si poteva, alzavo il banco e io andavo sempre a cercare, perché c'era un brano, questo canto, dove il buon conte di Montefeltro, ferito, insanguinando il piano, scappa, cerca di attraversare l'arno per non essere ucciso definitivamente, ma questo temporale enorme lo coglie sulla riva dell'arno e lo trascina via, eccetera. E il buon conte spiega a Dante che fine ha fatto, perché qualcuno come il Villani, adombra che uccide il buon conte di Montefeltro, a ferirlo quantomeno, sia stato proprio Dante in quella battaglia. Però poi Dante lo salva, perché il buon conte ne aveva combinate di cotte e di crude, è un pregante sostanzialmente, però lo salva perché al momento della sua morte un conte grida l'ultima parola, Maria, in nome della Madonna. E allora, mentre esala l'anima, l'angioletto della spalla destra e i demonietti della spalla sinistra
che pare che abbiamo tutti, e così credevano a quei tempi, nel momento della morte o uno o l'altro prende la nostra anima e la destina o al paradiso o all'inferno. Il demoniato si precipita a prendere l'anima di buon conto, ma quello del paradiso lo ferma e gli dice no. Ha chiamato la Madonna alla fine e voglio portarlo in paradiso. E allora il demonio si incavola e dice tu te ne porti via costui per una lacrimetta, ma io a questo punto farò dell'altro, cioè del corpo, altro governo. Cioè adesso vedi come vedi tutto il corpo. E qui c'è la descrizione della bomba d'acqua. A quei tempi, ma anche ai tempi dei nostri nonni, gli eventi atmosferici come le bombe d'acqua, i disastri, eccetera, erano opera anche di Dio, della provvidenza. Suonavano le campane quando c'era qualche pericolo, si facevano le rogazioni nei campi, se vi ricordate. C'era tutta una liturgia, per cui era anche la mano di Dio che entrava in queste catastrofi di carattere naturale. E allora Don Conte dice a Dante: pensai come nell'aere si trae quell'umido vapore che in acqua liete, tosto che sale dove freddo ricoglie. Giunse quel mal voler che pur mal coglie con l'intelletto e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle poi che il tifo spento, dall'Appennino al Gran Giorgo coperse di nebbia e il ciel di sopra fece il vento sì. L'aere in acqua si converse, cadde la pioggia, e dai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come le rive grandi si convenne per un fiume reale, veloce si illuminò, e nulla la trattenne. Il mio corpo gelato in sulla foce trovò l'archiano rubesto, e quel sospinse in arma, e sciolse al petto mio la croce ch'io fei di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Allora c'è stata una battaglia grandissima, la battaglia di Campaldino, morti dappertutto, grida, polvere, una giornata di calda, e poi questo turbine finale che spegne tutto questo incendio dei corpi e delle anime, e lo spegne con questa bomba d'acqua. È un canto bellissimo, imparato a memoria, ma non avete niente da fare. Battaglia di Campaldino. Quel 1289 Dante tornava dalla battaglia di Campaldino a cavallo verso Firenze, insieme con i suoi amici festanti, perché avevano vinto questa clamorosa battaglia, e io penso che presso il Ponte Vecchio, lungo le rive dell'Arno, ad aspettare questi banti giovani, poeti, sani, forti, valenti, ci fosse anche Beatrice, che intanto si era innamorata di Dante. Però anche lei era stata usata per un contratto sociale. Aveva sposato Simone dei Bardi, che era stato più volte capitano del popolo, e il cui padre aveva fondato il primo ospedale maggiore di Firenze, quindi persone notissime a quel tempo. Ma siccome l'amore del dolce Stinnovo è sempre un amore esterno al matrimonio, perché tua moglie la vedi lì con i bambini, che pulisce, che ha una ragazza su, una giù, che fa i mestieri, eccetera, mentre quella ideale è quella fuori, quella di rango più alto, quella a cui si aspira è quella. Stiamo parlando dell'alta borghesia, non del proletariato, che di questi problemi ovviamente non ne aveva. E allora l'amore, anche se resta un amore platonico,
della donna è il canto dell'amore per l'amore. E Beatrice, di Beatrice nella Vita Nuova, voi conoscete tutti i sonetti famosi, tanto gentile e tanto onesta pare, donna mia, bambella, tu mi saluta, con la lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'artiscono di guardare. Per fermarci qua. È un amore platonico, è un sentimento di ricerca della perfezione, è la donna angelicata del dolce Spinello, dove l'angelicata sta per tra l'uomo e Dio, perché nella donna c'è uno spirito angelico più vicino all'angelo che al corpo dell'uomo. Quindi la donna angelicata è in fondo il risultato finale del dolce Spinello, della teoria della perfezione. Dio è perfettissimo. Ma come si arriva a dire che Dio è perfettissimo? I minerali sono meno perfetti dei vegetali, che si riproducono, si muovono, danno frutti, eccetera. Minerali, no? Ma gli animali sono più perfetti dei vegetali, perché si muovono anche sul territorio, hanno relazioni, si spostano, eccetera. L'uomo ha la parola, la fantasia, la creatività, è sempre un grado più alto. Ecco, poi dopo ci sarebbe lo spirito, perché noi siamo corpo e anima nell'uomo, poi c'è solo l'anima, l'anima angelica, spirituale. Bene, tra questo stadio di perfezione per cui alla fine si arriva a chi è perfettissimo, di grado in grado, secondo questa teoria del dolce Spinello, sta la donna angelicata, che è un pochino di più. Tra l'uomo e l'angelo c'è la donna angelicata. Ed è al di là della figura fisica, anche se Beatrice doveva essere una bellissima ragazza, ovviamente. Ecco, la sua gioventù quindi la passa tra amici, amici, leggete i sonetti suoi, Guido, io vorrei che tu e l'acqua ed io fossimo messi in un vasello per incantamento, eccetera, eccetera. Si scambiavano poesie, discutevano sulla poesia fino ad allora, che era la poesia della lingua doc, della lingua d'oì. Avevano superato Guittone d'Arezzo, che era il più famoso poeta del tempo. Il trovar clus, cioè chiuso, era diventato un trovar leuco, cioè chiaro. La parola semplice esprimeva subito quello che si voleva dire. Mentre nella trovar clus i concetti erano involuti, bisognava sviscerarli, ragionarci sopra, c'erano sempre delle simbologie piuttosto difficili da capire. Il dolce stimolo. Io mi sono che quando l'uomo mi ispira, noto, e ho quel modo che hai detto di intra, dentro do significando, dice Dante. Cioè, scrivo in modo chiaro i sentimenti che provo verso le donne. Le donne sono una costante nella vita di Dante. Della vita sentimentale non entreremo a parlare, perché sarebbe piena di sorprese, ma sicuramente quando quel giorno Dante tornava da Campaldino e Beatrice lo stava aspettando sulle rive dell'Arno, non poteva sapere che sarebbe morta l'anno dopo, a 24 anni. Beatrice muore nel 1290, a 24 anni. E da qui parte il testo della Vita Nuova in morte di Beatrice. La prima parte è in vita di Beatrice. E Dante subisce un colpo gravissimo dal punto di vista sentimentale. Ha una grave crisi. Cerca di consolarsi con la lettura della filosofia e non più della teologia.
la sua fede comincia a traballare, diventa più involuto anche il suo modo di fare poesia. Di tutte queste cose Beatrice lo rimprovererà quando lo incontra poi sulla cima del purgatorio nel paradiso terrestre, dicendogli: ah Dante, tu che avevi promesso fedeltà e amore per me sempre, eccetera, quando sono morto poi cosa hai fatto? E agli angeli che dicono: non rimproverarlo troppo, guarda già come è umiliato. Dice agli angeli: questo, morta me, ad altrui di essi si è dato ad altrui. E chi era questo altrui? Questo altrui lo troviamo nelle rime petrose, nelle esposizioni. Una donna sposata, Petra, probabilmente anche suo parente, infatti si chiamano le rime petrose, e poi una certa Violetta, una Pargoletta, e poi, vabbè, nel seguito ha sempre avuto un grande successo con le donne. Non è vero che ha avuto un sacco di figli, cioè a noi non risulta. All'infuori di quei quattro che abbiamo detto, forse ne ha avuto uno a Lucca, da una certa Gentucca, che l'ho ospitato per un anno intero nel suo contado, ma è una cosa molto dubbia, non ci sono documenti su questo. Però lui la cita nel purgatorio, parla di lei. E tra la vita politica, lasciamo stare la parte sentimentale. E poi Dante fa carriera immediatamente. Entra nel Consiglio dei Cento, prende posizione da guelfo bianco contro il Papa Bonifacio VIII. Entra in campo un altro figlio che ha portato molto nella vita di Dante. Perché il Papa? Perché quando noi parliamo di guelfi bianchi e guelfi neri, parliamo di gente che appoggiava il Papa, i bianchi, e gente che appoggiava l'impero, i neri. Dante è tra i guelfi bianchi. Quando Papa Bonifacio VIII cerca di avere il protettorato su Firenze, che già allora era una città ricca di commerci, ma ai tempi di Dante non aveva più di 20.000 abitanti, e era una situazione di continui contrasti tra una famiglia e l'altra per il predominio e il governo della città. Litigiosissimi. C'erano continui assassini, eccetera, eccetera. In uno di questi è coinvolto anche Dante, non ne parla mai nessuno, però Dante nel 28° canto dell'Inferno, dove ci sono i seminatori di discordie, a un certo punto incontra uno che si chiama Geri del Bello. Geri del Bello era il figlio di un cugino di suo padre, il quale in una rissa delle tante che scoppiavano a Firenze aveva ucciso un certo Sacchetti. I Sacchetti a loro volta avevano aspettato Geri del Bello e a Fucecchio nel 1295 l'avevano assassinato. Allora, a quei tempi c'era, ed è rimasto ancora in qualche città del sud italiano, l'idea che la famiglia dovesse vendicare un omicidio con l'omicidio dell'altra famiglia. E queste cose si perpetuavano, andavano avanti e non finivano mai. E quando nel 95 viene ucciso questo Geri del Bello, che è imparentato con la famiglia degli Alighieri, toccherebbe a Dante uccidere uno della famiglia dei Sacchetti. Dante ha questa angoscia, non lo fa, e qui si comincia a rompere la catena. Comunque, per chiuderla subito, la pace tra i Sacchetti e gli Alighieri avviene soltanto nel 1342, quando Dante era morto, perché era morto nel 21, e
e a firmarla era un fratellastro di Dante, perché non vi ho detto che quando si sposa la matrigna si porta anche due figli che aveva avuto dal precedente marito. Quindi non solo la matrigna, ma anche due fratellastri. Ma questi due fratellastri, una sorella e un fratello, diventano amici di Dante, vivono molto fraternamente. Tant'è vero che il fratello Francesco, che è più esperto in economia di Dante, lo aiuta nei momenti di difficoltà e quando va in esilio gli porta anche il cunquibus per sopravvivere quegli anni che rimane a Firenze dopo che viene cacciato da Firenze. Dante si ribella al tentativo del Papa di andare a Firenze e dare la vittoria ai neri, che sono guelfi papalini, e fa passare un decreto per cui le richieste del Papa venivano respinte. È scritto in latino, si è trovato il documento. Consulit quod de servizio domino pape nil facat. Ordinò che non si facesse nessun accordo col Papa su quello che aveva chiesto. Bonifacio VIII, di questo Dante sente parlare spesso, perché ormai cominciava a essere famoso a Firenze, ma anche nelle città circonvicine, un po' come poeta, un po' come politico, è preoccupato. Per cui se ne inventa una bella. Chiede che un'ambasceria di Firenze vada a Roma per trattare col Papa su un presidio di cavalieri che il Papa voleva, perché era in guerra con Margherita Hollandeschi, aveva bisogno di soldati, e chiedeva un presidio di cavalieri fiorentini. Dante aveva detto di no, mandano un'ambasceria da Firenze a Roma, i tre partono, cavallo, non c'erano i mezzi di locomozione, tra i boschi, l'Appennino, eccetera, scendono a Roma. Dante conosce molto bene Roma. Siamo nel 1301. Gli ambasciatori riferiscono che cosa ha deciso il municipio di Firenze. Il Papa cosa fa? Rimanda indietro due dei tre ambasciatori e trattiene Dante, perché sapeva che Dante sarebbe stato in grado al ritorno di ostacolare quello che lui aveva tramato, cioè di mandare Carlo di Valois, che era uno dei suoi generali, a Firenze con la scusa di pacificare la città, in realtà per passarla sotto il protettorato di Roma. Carlo di Valois parte col suo esercito verso Firenze. Quando è nei pressi di Firenze, il Papa lascia libero anche Dante di tornare. Ma quando Dante, sulla via del ritorno, arriva presso Siena, gli dicono: oh, guarda che a Firenze sei già stato condannato. È arrivato Carlo di Valois, sono andati al potere i neri, che sono i nostri avversari, e Cante Gabriele da Gubbio, che era il governatore, ha detto che si torni per tornare in Firenze, sarai processato e avrai 2 anni al confino, il pagamento di 5.000 fiorini d'oro e l'interdizione da tutti i pubblici uffici. Dante non torna. Resta in Toscana, nei pressi della città di Firenze. Cerca di organizzarsi con i ghibellini e i guelfi bianchi che erano stati esiliati o erano scappati da Firenze, tentano 2 volte di combattere contro i neri e perdono tutte e 2 le volte. Dante esce dalla Toscana la prima volta e si reca a Forlì, alla corte di Scarpetta del Bordelaffi, che eleggono come capitano degli esuli e dei ghibellini per marciare contro i guelfi. Nella battaglia di Lastra Signa vengono solamente sconfitti.
questo momento Dante in Toscana non c'è più, esce, va via, comincia l'esilio. Quindi una vita molto annegata. Non torna più, comincia a passare di corte in corte là dove lo conoscevano. Il primo esilio è a Verona, presso Bartolomeo della Scala. Quando muore Bartolomeo della Scala, siamo nel 1305-306, il successore di Bartolomeo della Scala, un certo Arbolino, lo vede di malocchio per cui se ne va. Se ne va e va a Lucca, dalla Gentucca di cui abbiamo parlato prima. E ci avviciniamo a un anno cruciale, perché Dante nel 1309, tra metà 9 e metà 10, si reca a Parigi a studiare filosofia e teologia presso la Sorbona. La sua formazione si fa qui, lui è autodidatta. Però è un tomista poco ortodosso, per cui a un certo punto viene accusato un po' anche di essere eretico, perché abbraccia la teoria della doppia verità, che la Chiesa non accettava ovviamente. Diceva c'è la verità di fede, ma poi c'è la verità della ragione. Era un tentativo di conciliare le sempre nuove conoscenze scientifiche all'interno della contraddizione con quelle che erano le verità di fede. Lui mette in paradiso anche Sigeri di Brabante, che era proprio il teorico della doppia verità. Ma qui stiamo entrando negli aspetti filosofici e teologici, lo chiudo subito. È un altro discorso da fare in un'altra sede. Da Parigi nel 10 gli arriva la famosissima notizia. Arrigo VII o Enrico VII, l'imperatore della Germania, vuol calare a Firenze per pacificare i popoli e riappropriarsi del titolo di imperatore in Italia. Dante esulta, scrive delle lettere ai fiorentini, ai principi perché lo accolgano. Perché Dante è un uomo del Medioevo, pensa che Dio abbia istituito la Chiesa e l'impero, ognuno con uno scopo preciso. L'impero per rendere la vita dei sudditi buona, onesta, vivibile, e la Chiesa per salvare la fede. Lo dice nella lettera cambiata della Scala. Io ho scritto la Divina Commedia per removere viventes d'estate miserie e perdusere ad vita eterna, cioè rimuovere gli uomini dallo stato di peccato e condurli alla vita eterna. Ma anche l'impero ha la funzione di far condurre una vita buona ai cittadini dell'impero. Quindi togliere i limiti, togliere i contrasti, eccetera. Forse nel 1311 Dante va incontro a Enrico VII. A Milano probabilmente, o a Torino, perché a Milano si fa incoronare re d'Italia. Poi prosegue il viaggio per scendere a Roma. Arrigo passa da Genova, qui a Genova muore sua moglie, amatissima. Prosegue per Pisa, a Pisa Dante incontra per la prima volta Petrarca, che è un bambino di 7 anni quando viene incontrato da Dante, accompagnato da Ser Petrarca, che era un diplomatico della corte francese. Dante spera che dopo Pisa venga a prendere Firenze, invece Arrigo VII va diritto a Roma, scende a Roma, si
si fa incoronare imperatore a Roma e soltanto un anno dopo decide di andare a Firenze. L'assedio non riesce ad avere il risultato positivo di prendere Firenze, perché i fiorentini resistono arditamente all'esercito di Enrico VII e quindi non prendono Firenze, per cui a questo punto Enrico VII desiste e intende tornare a Roma. Ma mentre va a Roma, presso Buonconvento in provincia di Siena, muore anche l'imperatore e tramonta per Dante l'idea di avere finalmente una chiesa unica e un impero unico in Europa. Dicono gli storici che mentre stava morendo, Arrivo VII chiese che gli aprissero il petto, gli togliessero il cuore e lo portassero a Genova, dove era seppellita la moglie, perché fosse con lei. Ma questo è la chicca della storia. Dante viaggia soprattutto nelle città del Veneto. Padova, Treviso, Verona, Venezia. La gran parte della sua vita viene spesa in queste città. Mi viene in mente un altro aneddoto oltre quello del cuore. A Verona, a Parma, c'era il suo coscritto, Giotto, il quale dipingeva la cappella degli Scorveni, che conosciamo tutti, no? È una delle opere maggiori di Giotto. Aveva 2 anni di differenza, si conoscevano già a Firenze. Poi tra l'altro Giotto viene citato in un purgatorio proprio, perché in alcuni versi Dante dice come Giotto ha superato Cimabue, come Quinizelli ha superato Bettone, verrà uno che supererà Quinizelli e prenderà sotto il terreno, uno nella pittura e l'altro nella poesia. Anche quello lì è un canto che gli artisti dovrebbero studiare. A Padova Giotto invita Dante a casa sua a cena. Se vieni, sei qui a dipingere, sei qua, passa in casa mia. E infatti Dante un giorno va a mangiare a casa di Giotto, la moglie sta cucinando, i bambini di Giotto stanno giocando lì nel cortile, Dante si ferma a guardarli, poi si rivolge a Giotto e fa: tu che dipingi delle figure così belle nella cappella degli Scrovegni, ma hai fatto dei figli così brutti? Allora Giotto lo guarda e fa: beh, Dante, io la cappella degli Scrovegni la dipingo di giorno, ai figli li faccio di notte. E ci sono tante di queste storie, ce ne sono. Veniamo un po' verso la fine. Resta dagli Scaligeri, che al grande della Scala è il suo mecenate. Resta 8 anni a Verona, a Corte di Verona, riverito da tutti i letterati ormai conosciutissimi, perché nel 1313 aveva pubblicato l'edizione definitiva dell'Inferno e nel 1314 quella del Purgatorio. Il Paradiso no, perché dal 1308 al 1321 si occupa del Paradiso. Muore, l'opera esce postuma, gli ultimi 10 canti non si trovano. Tutti a cercare questi 10 canti che lui aveva dedicato nella lettera Cangrande della Scala al suo mecenate Cangrande, e poi sono stati ritrovati perché una notte Dante compare in sogno alla figlia Beatrice, la suora, e le rivela il luogo dove aveva messo i manoscritti. Notate che noi abbiamo 700 manoscritti dell'opera di Dante, ma non c'è quello di Dante. Chi
chi farà quella scoperta lì passerà alla storia. Sono manoscritti, ma non è l'originale di Dante. Non esiste la copia originale di Dante. Anche il grande della Scala, Dante dedica appunto questa lettera e la cantica del paradiso. Resta 8 anni, poi non si sa perché passa alla corte di Guido Novello da Polenta a Ravenna. A Ravenna, ed è con tutta la sua famiglia, perché nel 1315 i fiorentini, il governo fiorentino, aveva fatto un editto per cui tutti gli esiliati potevano tornare a Firenze, essere rimpatriati. Quindi anche Dante avrebbe potuto tornare a Firenze. Ma c'erano due condizioni, che chiedessero scusa e che pagassero un'ammenda. Dante, io chiedere scusa ai fiorentini, io pagare un'ammenda, che sono l'orgoglio di Firenze perché mi conoscono tutti, non ha accettato. Allora, non avendo accettato, viene condannato in contumacia e, se preso, condannato al rogo. Vuol dire che ti bruciamo in piazza? Non è come allora, i figli maschi lo possono seguire, perché le donne erano indenni da questa... Probabilmente la figlia Antonia rimane a casa con la moglie Gemma, che però lui non vede più. Lui dal 1302 al 1321 la moglie non sa più niente di Gesù. Vedete, quindi la storia di Gemma non ha bisogno di scrivere in quel momento. E quando muore, perché muore? Lì da Guido Novello era circondato da tutti i letterati del tempo, lo stesso Mecenate si considerava suo discepolo, quindi non aveva più il problema dei primi esili, quelli che gli ispirano i famosi versi, come sa di sale o pane altrui, e come duro carne lo scendere e salire l'altrui scale. Non ha più questo problema. E però è ancora un elemento vigoroso, intelligente, ragazzi, muore a 56 anni. Noi parliamo di uno che sembra vissuto 250 anni. In realtà la vita allora si diventava vecchi dopo i 35. Comunque 56. Ottiene, anzi, gli affida Guido Novello, per il prestigio che Dante ha anche presso le altre signorie, il compito di andare a Venezia per un'ambasceria, perché Venezia stava per dichiarare guerra a Ravenna a causa della flotta ravennate, la quale assaliva le navi veneziane che erano nel Mediterraneo e assoluti padroni della situazione, fin tutto leggero, eccetera. Dante va, riesce a riconciliarli, impresa da ambasciatore pienamente riuscita, cerca di tornare verso Ravenna, ma nelle paludi di Comacchio prende la malaria, febbre malariche. E muore a Ravenna nel settembre del 1321, confortato dalla presenza dei figli e di Antonia, la figlia. Vengono fatti grandissimi esequi, eccetera, eccetera. Questa è la sua vita fisica. Però ci sarebbe un'altra vita da raccontare. Quella non del suo viaggio da uomo, ma nel suo viaggio nei tre mondi ultraterreni, che è un viaggio fantastico. Qualche spicchio l'avete da me ricevuto nelle conversazioni precedenti.